Ciao a tutti, oggi Itacon vi propone un unboxing veloce della nuova statica cotobuchiglia tratta dalla serie animata di Batman per la linea Aert FX Plus in scala 1:10. Dopo il Cavaliere Oscuro, ecco qua Joker, la sua nemesi. Questo è il box che richiama molto la serie, i disegni della serie animata. Davanti troviamo il prodotto che andremo a vedere tra poco e dietro una breve spiegazione e immagini delle tre teste. In più, come bonus, non so se si riesce a vedere, esatto, come bonus troveremo all'interno due volti alternativi per l'altra statica in uscita breve di Harley Quinn, sempre della stessa linea. Questo è il contenuto della confezione che andiamo subito a vedere. Apriamola. Andiamo a dare un occhio subito a Joker, che ci viene presentato già assemblato. Solo il braccio destro può essere rimosso, ma vi spiegheremo successivamente il perché. E il cappello. Il character design si ispira in maniera fedele ai disegni della serie animata. Il volto è il classico di Joker, con un sorriso smagliante, ma dai suoi occhi vediamo che non c'è niente di divertente per cui ridere. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che nessuna delle teste alternative può essere indossata senza il cappello. E secondo me poteva essere fatta una testa standard anche con il semplice sorriso come questa, ma con tutta la capigliatura di Joker, oppure un accessorio che andava praticamente a completare la capigliatura. Però vabbè, queste sono state le scelte dell'azienda, le rispettiamo. Gli accessori, partiamo da questo, che è un pacco regalo in cartone che secondo noi serve per tenere gli accessori che non vengono utilizzati durante l'esposizione. Accessori che, come vi ho fatto vedere prima, comprendono due teste alternative, una con lo sguardo compiaciuto e l'altra invece con lo sguardo seccato, che secondo noi c'è lo zappino di Batman per questo motivo. Il fucile mitragliatore Tommy, in voga tra i gangster negli anni 30 e 40, e le due teste, i due volti più che teste alternative di Harley Quinn, che potremo utilizzare sull'altra statica. Uno con un volto triste e l'altro con un volto particolarmente inquietante, con gli occhi diabolici. Bene, ultimo accessorio che troviamo nella confezione è la base in metallo, perché come tutte le Aert FX Plus, la statica si aggancia alla base tramite magneti. Ve lo faccio vedere completamente assemblato. Ecco qua. Un veloce sguardo anche con le altre teste alternative. E questa, devo dire la sincerità, non è male. Forse la mia preferita dopo questa. Bene, prima di lasciarvi torno un attimo sul braccio destro di Joker, che può essere rimosso perché all'interno della confezione di Harley Quinn troveremo due teste alternative per Joker e un braccio destro con due mani, una che con il dito indice punta il cappello e l'altra che tiene tra le dita una carta Joker. Bene ragazzi, per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo unboxing, presto la recensione e la galleria fotografica. Ciao a tutti!